mia. Senti, fino a prova contraria, questa è anche casa mia e tu non caccia calci proprio nessuno. Bene, e allora se non posso fare quello che credo, è meglio che tolgo il disturbo. Abbracciami, per favore. Dai, basta piangere. Grazie di essere venuto. Lo vuoi un fazzoletto? Diego, se vuoi fare veramente qualcosa per me, devi tenere stretto. No, scusa, Stefi, non ce la faccio. E che credi che io ce la faccio? Credi che per me sia stata una cosa facile, sì? Come va? Ragazzi, questo non è il momento delle discussioni. Tua madre ha ragione. Vai, poi ci sentiamo, eh? Ci sentiamo? Che significa ci sentiamo? Quando? Stefi, adesso tu devi solo riposare. Ciao. Arrivederci. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora, ci sarà. E va bene, prendiamo un altro. No, non le sa fare le foto. Sì, chiamiamo, Alfredo. Tra l'altro è pure più simpatico, ok? Fammi sapere. Ciao. Mamma mia, guida, a me questo concorso mi sta ammazzando, non ce la faccio più. Un poverino, tutte quelle ragazze in costume. Ma chi ci pensa, Guido? Chi ha la fantasia di pensare alle ragazze in costume, dai? Io vogliamo fare una cosa, facciamo a cambio, ti porti tu avanti e indietro le turiste americane con i capelli celesti e me mi dai le ragazze. E perché no? Poi magari Assunta te li fa un'altra volta i capelli celesti, eh? Dio ancora, che palle. Pronto? Sì. Chi? Ah, zia Sandra, sì, sì, mi ricordo, ciao, come va lì a Gallarate? Ah, no, sì, sì, no. Biandrate, infatti, sì. La Veronica studia qui all'Orientale a Napoli. Bene, bene, mi fa piacere. No, ecco, zia, non mi puoi chiedere una cosa del genere, perché non posso fare favoritismi. Vincerà chi se lo merita, sì. Pronto? Va bene, allora fai una cosa. Adesso ti devo mollare perché ho un sacco di cose da fare. Salutami lo zio, ok? Un attimo. Condoglianze, scusa. 2 anni fa, eh? Mm. Vabbè, come passa il tempo? Vabbè, ciao zia, un bacione, ciao. Che figura. Addirittura? Sì, dai, come lo fai? Dammi. Pronto, sì, sono io, Saviani. Buongiorno. Come non è un buongiorno? Che succede? No, non ho capito, non date... E perché? Ma io sto mettendo su un'organizzazione... Ma ci deve essere un sistema... No. E fatemi sapere qualcosa. Vabbè, arrivederci, è stato un piacere. Anche questa ci voleva adesso. Una cugina in prefettura, vero? Magari, Guido. Niente, non danno in nulla osta per poter usare la spiaggia. Dice che ci sono dei problemi di ordine pubblico. E quindi? E quindi niente nulla osta, niente concorso. Fine dei giorni. È andata male, eh? Guarda, io mio padre a volte proprio non lo capisco. È così strano. Vabbè, dai, che vuoi farci? Almeno ci siamo parlati. Ma perché le cose devono essere sempre così complicate? Sai, io tuo padre lo capisco in fondo. Non mi dire. Adesso è lui che sta convincendo te. No, e dici. Lui è un uomo che ha una certa età, ha valori diversi. Vorrei capirlo anch'io, ma non ci riesco. Davanti a certi atteggiamenti non ci sono scusanti. Guarda, adesso sai che faccio? Vado a casa e vado a risolvere la questione una volta per tutte. Aspetta. Ma dove vai? Cosa vuoi fare? Li vuoi sbranare? Io non voglio più aspettare. Ormai ho deciso. Voglio stare con te. Anch'io voglio stare con te. Però sto pensando di usare un'altra strategia. Magari penso, dobbiamo essere più diplomatici. Diplomatici?
Sei stato così carino e gentile con lui, guarda come ti ha trattato. Sì, io. Ma se ci parli tu, tu conosci tuo padre. Magari sai come fare per ottenere quello che vuoi. Hai ragione. Devo cambiare strada. Però adesso non ci voglio più pensare. Come stai? Come 5 minuti fa. Senti, ho delle gelatine di frutta in borsa. Ma perché io me ne sono così, mamma? Vogliamo comprare una mozzarella di bufala, ti va? Non voglio mangiare, voglio una risposta. Secondo te, se avessi avuto una risposta, mi sarebbe successo quello che è successo con tuo padre? Io pensavo che Diego... Non lo so nemmeno io quello che pensavo. Hai pensato alla facoltà? Mamma, io adesso non ce la faccio a pensare all'università, alle vacanze, a niente. Vorrei soltanto un poco di tranquillità, se non chiedo troppo. Guarda che se vuoi sfogarti ti ascolto. Io non ho niente da dire. Adesso sembra che il mondo ti sia crollato addosso. Ed è normale. Ma se hai voluto tutto questo per riprenderti il tuo futuro, devi avere il coraggio di viverlo. Altrimenti sarà stato tutto inutile. E basta, mamma, ma allora non capisci. Io non vorrei pensare più a niente. Se solo ci fosse un modo per azzerare tutto e ricominciare da capo. Ora chiamo la prefettura e mi faccio sentire. Non serve a niente, ci ho già provato io. Se ti non rimane altro che avvisare Alessandro e iniziare a fare le telefonate per bloccare le selezioni. E ci arrendiamo così? Ma dove lo troviamo un altro posto in così poche ore, Alberto? Dove lo troviamo? Io lo trovo molto più complicato rinviare. E poi tu mi conosci, io ho la testa dura. Ecco, sai che potremmo fare? Lo potremmo organizzare qui, il vostro corridoio è abbastanza lungo, le piante ci sono. Potremmo chiamare Teresa per fare la presentatrice e saremmo a cavallo. Tu dici? Alberto, piantala, per favore. Lo sai che cosa mi fa Crespi se gli manda a monte il suo adorato concorso, no? Vabbè, io ti saluto e tolgo il disturbo. Aspetta, dove vai? Madonna, ma siete tutti così permalosi voi giornalisti. Michele, ho un'idea e se hai un attimo di pazienza, te la dico. Io lo so che tu sei un uomo pieno di risorse, però in questo caso ci vorrebbe soltanto una cosa, la bacchetta magica. E noi non ce l'abbiamo, la bacchetta magica, non c'è. Che uomo di poca fede che sei. Se la prefettura non vuole darci quella spiaggia, vorrà dire che ne troveremo un'altra a disposizione. E fare un'altra volta tutta la trafila per avere i permessi. Ci vorrà almeno una settimana. E qui che ti sbagli. Perché la spiaggia di cui parlo io c'è bisogno di un solo permesso. Il mio. Qui, a palazzo. Ci sei arrivato finalmente, eh? Vista sul Vesuvio. Nessun problema di ordine pubblico e né cavilli burocratici. Allora, che ne dici? Sandro, scusami, fra un secondo porto il tuo caffè. Fai con comodo, non ho fretta. Mi aspetta una tranquilla giornata da giurato, non so se... È che qui da quando non c'è Ciro i tempi si allungano. Ma non ti preoccupare, anzi, fai una cosa, fammi un caffè e allungamelo, lo voglio americano. Ok. Ciao Alessandro. Ciao. Matteo. Cosa c'ho? Franco Boschi sta diventando un vero problema per me. Questione di lavoro? No, questa volta il lavoro non c'è. Vuole portarsi Angela a casa sua. E tu? Come pensi che possa mai accettare una cosa del genere, scusa? Ma non mi sembra una cosa impossibile, con un po' di buona volontà... E adesso Angela mi detesta. Senti, io non voglio più avere a che fare con Franco, neanche sul lavoro. Renato, senti, questo è un problema che dovresti risolvere a casa. Sembra facile. Però se vedessi com'è cambiata mia figlia, mi sembra stregata. Alessandro, io non posso più lavorare con Franco. Ne andrebbe della tranquillità del cantiere. E mamma mia, quanto è cresciuto. Sembrava ieri che gli andasse grande. Scusate, avete visto il mio telefonino? No, avvocato. Alberto, ma stai ancora così? Siamo in ritardo. Io sono in ritardo. Tu che cosa c'entri? Scusa. Hai detto che venivi con me ad accompagnare mamma a Villa Girasole. Te lo sei dimenticato? Non mi sono dimenticato. Solo che mi è sopravvenuto un impegno. È un impegno importante. Me l'avevi promesso. Beh, direi che è importante, ma sai, uno nella mia posizione ha sempre una serie di incombenze di doveri. È un impegno informale, a quanto vedo. Ma salutami tua madre, eh? Ciao, Chicco, fai bravo. Do un bacio a babbo. Signora, lo so che non è la stessa cosa, però se vuole l'accompagno io. Eh? Ah, no, grazie Teresa, non ti devi sentire obbligata. Sua madre mi è così simpatica, però se preferisce di no. Mi sono spiegata male.
Mi fa piacere se vieni. Bene, allora vado a prepararmi e faccio subito. Teresa, grazie. Alta cucina, come dicono i francesi, nouvelle cuisine. L'hai detto bene, come mai? E hanno bisestile, lì ci azzeccano gli anni bisestili. Non ne hanno bisestile, anche se è uguale, come se lo fosse. Oh, il caciottiello di casa Sciudà. Vieni qua, Diego, che siamo per mangiare, su. Un attimo che mi lavo le mani. Vieni dall'ospedale, Diego? Sì. Come sta, Steffi? Sto a pezzi io, secondo te lei come può stare? Se ci pensavo meglio, forse adesso non stava così. Rita, per favore, dopo, Siamo per mangiare, vorrei mangiare. No, papà, né prima né dopo, Tanto non ci sta proprio niente da dire. Dico, noi sappiamo benissimo questa cosa quanto ti è costata. Però hai preso la decisione giusta, Ti sei comportato bene, un uomo così avrebbe fatto. No, no, grazie, bella consolazione. Stammi a sentire, figlio mio. Tu quando hai giocato la prima volta a basket, hai preso mazzate o no? Però hai continuato a giocare. Diego, tuo padre ha ragione. Bisogna imparare ad accettare le sconfitte. Forse nella vita è proprio questo che ti serve. E adesso tutte queste stronzate dovrebbero farmi sentire meglio. Adesso non puoi. Adesso non deve, non è il momento di stare bene questo. Poi dopo capirai, Diego. Mangiamo su adesso. Perché così si deve fare, Diego. Mangiare, dormire, piangere e andare avanti. Voglio, si deve fare, si deve fare. Disturbo? Sì, no, come? Allora, senti, ho preparato la lista degli ordinativi per il tuo reparto. Dacci un'occhiata. Fammi vedere. Ingranaggi. Sì, sì. Ci sta quasi tutto, sì. Ascolta, Alessandro, io volevo fare una modifica al sistema di raffreddamento, se sei d'accordo. Di che si tratta? È il nuovo cabinato. Bruni, notaio. Ho avuto l'impressione che la pompa di sentina sia sottodimensionata. Ha avuto dei problemi l'anno scorso? Sì, è un tipo che gira molto, sai, sta via dei mesi. È uno rognosissimo. Comunque, per me hai carta bianca. Meno male che ci sei tu che mi dai fiducia. Senti, io Renato lo conosco bene e ti assicuro che è una persona molto ragionevole. In generale magari lo è, ma quando si tratta di Angelo diventa un altro. Non è facile fare il padre, eh? Mi rendo conto che magari uno vuole avere tutto sotto controllo. Ma Angelo ha una sua vita ora. Angelo è ancora giovane ed è molto legata alla sua famiglia. Franco, io ci penserei due volte prima di rompere con loro. Scusa, ma chi vuole rompere? Sono andato a casa sua con le migliori intenzioni. Renato è diventato una bestia. Figurati, addirittura si è scusata Giulia per lui. Ma tu sei sicuro che con un po' di tempo e calma... Senti, io voglio fare le cose sul serio con lei. Ma il problema è questo. Renato Poggi non mi accetterà mai. Anna, però, adesso lasciamo stare, eh? Sennò tu ti affatichi troppo. Nanna, questo lo vedemmo con tuo padre in una vetrina e lui se ne innamorò. Io volevo regalarglielo e invece lo regalò lui a me. Sì, me lo ricordo, io ero piccola. Tienilo tu, ti dispiace? No, no, però lo prendo quando torno, eh? Se vuoi posso fare io un po' di pulizia, eh? No, no, domani mando qualcuno a pulire. Allora, abbiamo preso tutto? Andiamo, sì, dai. Gianluca, prendi la borsa della nonna, dai! Lascia, mamma, lascia. Aspetta. Me la guardo bene così con i ricordi potrò tornarci anche quando sto là. Sai che ti dico? Sono contenta di non morirci in questa casa. Sono stata felice a modo mio. Qui sei nata tu. Ok, andiamo adesso, dai. Su, coraggio, dai. Papà non è venuto a pranzo perché ce l'ha con me, eh? No, aveva da fare giù al cantiere. Di la verità. La sai la verità, Angela. Cioè, dico io, due persone adulte non possono avere opinioni diverse senza farsi la guerra. Ma lui non ti vede come un'adulta. E nemmeno io per un passo del genere. Io ci ho pensato per molti giorni e per me non è stato facile dirvelo. Ma mi aspettavo almeno un po' di comprensione. Quella ce l'hai, Angela. Ma guarda che siamo stati ragazzi anche io e tuo padre, sai? Qualche dubbio mi viene. Vivere in due non è una cosa facile. Alle volte bisogna anche accettare dei compromessi.
Ma io lo so che non è facile, che convivere non è una passeggiata. Ma io dico, vivi di questo sentimento così, con spensieratezza. Franco ce l'hai qui vicino. E voi mi lascereste questa libertà? Ma tu pensi che io mi opponga, non so, per la reputazione, per la facciata, o perché non mi piace Franco? Dillo. Non lo capisco. Per quale motivo esattamente ti preoccupi? Perché ho paura che la tua gioventù finisca troppo presto, Angela. Perché poi, credimi, non torna. Sapessi quanto è facile, anche per un grande amore, cadere nella routine. Il parco è molto accogliente, i nostri ospiti passeggiano volentieri. Mamma, guarda quante belle piante. Potresti dare una mano ai giardinieri, tu sei così brava. Come prima impressione non è male. Vedrà che qui si troverà bene. Certo, all'inizio è solo una questione di adattamento. Per gli orari di mensa, per le visite. Certo, è comprensibile. È tutta questione di organizzazione. E senza disciplina le cose si complicano un po'. Se volete scusarmi un attimo. Prego. Mamma, io ti verrò a trovare presto, vedrai. Hai visto quante facce simpatiche? Persone con cui fare amicizia. Ma certo, di che ti preoccupi? Scusa un attimo, vado a vedere Gianluca. Si sente male? No, grazie. Va tutto bene. Va tutto bene. Oh, amore di nonna. Bello. Bello, bello. Bello. Raffaele! Eccolo! Raffaele, oggi abbiamo bisogno del meglio da te, ok? Avvocato, gli do sempre il meglio da me. Perfetto. Senti, ci saranno un po' di persone che scenderanno giù in spiaggia, quindi lascia il cancello aperto. Bisognerebbe anche fargli strada, organizzarle. Sì, dovrei aiutarle a parcheggiare le macchine. Per favore, io non so dell'umore giusto oggi. Raffaele, allora fattelo venire questo umore. Poi scendi giù in cantina e prendi tutte le sedie che trovi. E due tavoli e l'ombrellone, quello grande con la base. Ah, aspetta, Alberto, forse è meglio due. Quanti siamo dunque? In giuria, io, te. Meglio due. Ok, due. Spiega, fatemi capire, io voglio fare pure queste cose. Giuria, di che cosa? Che giuria? La giuria delle lezioni di Miss Summer Napoli, qui, oggi. Più veloce della luce, vado! Ti prego, Sonia, occupati tu della casa e dei mobili. Mi piacerebbe ne tenessi qualcuno. Sapere che lo avrai sempre sotto agli occhi quando non ci sarò. Mamma, è vero, scusami, hai ragione. Ti avevo promesso che non ne avrei più parlato. Però pensandoci, potrei portarmi qualcuno qui, che ne dici? Ah, sì, certo. Il tavolino da lavoro starà benissimo in questa stanza. E perché no? Se possiamo fare una cosa per i nostri ospiti. Ora saluti la signora che si è fatta tardi. Eh già. Non si preoccupi, sua mamma si inventerà presto. Guarda la nonna, Gianluca. Fai ciao alla nonna. La nonna va via. Ciao, nonna. E tu sei scappata di casa a 6 anni? Ma è tutto vero, te lo giuro. E magari lui si chiamava Aladino e si è scappata sul tappeto volante, no? Senti, era notte fonda. Io avevo preparato tutto. La valigetta, i vestitini. Solo che mi mancavano le scarpette rosse col bottoncino che a lui piacevano tanto. E poi? Ma poi niente, stavano in alto, ho provato a prenderle. Sono cascata a testa in giù, ho fatto un gran casino, si sono svegliati. Mi fa piacere vedervi tutte e due. Gli stavo raccontando la mia tentata fuga con il ragazzino del piano di sotto. Ci voleva un po' di buon umore in casa. Comunque io e la signorina abbiamo fatto una bella chiacchierata. Questo mi fa piacere. Beh, vi siete chiarite? Beh, sì, certo, insomma, ho dovuto ammettere che noi abbiamo fatto, anche noi, qualche sbaglio. E lei ha capito? Ammetto di essere stata un po' impulsiva, un po' troppo. L'importante è capirsi, no? E così siamo arrivati a un compromesso. Compromesso? Beh, sì, che noi ti diamo un pochino più di libertà e tu per il momento rimani con noi. Io non ho mai detto questo, mamma. Già pensavo fosse chiaro, io non ho assolutamente cambiato idea. Io voglio andare a vivere con Franco.
Signorine, signorine extra large, per favore, su, aiutatemi. Lo sapete, questo spazio oggi è requisito, su. Perché? Come perché? Oggi c'è la selezione di Miss Summer Napoli. Andiamo, andiamo. Qua, proprio dove stiamo noi. No, se lo chiedi con gentilezza, forse noi andiamo via, forse, oh, però, eh. Benedetti in Dio, signorine carissime, per favore, dolcemente, teneramente, alle, accomodello, vada avanzando. Bene, bene, vedo che i preparativi procedono. Raffaele, hai organizzato uno spogliatoio o qualcosa? Sì. Ah sì, la rimessa delle barche, è un po' buio, ma che ci importa, è meglio, no? Anzi, uno spogliatoio. Speriamo che le miss siano di bocca buona e via. Ragazzi, la bocca non lo so, ma signori paladini miei cari, e giornalista compreso, il resto vi dica a voi una cosa veramente. E quelle sarebbero le miss, quelle cose secche secche. Ah, vabbè, se il livello è questo è meglio che andiamo via, va. Ragazze, benvenute, sono Alberto Paladini. Allora, amore, l'hai imparata la poesia? Guarda che papà la vuole sentire, eh? Sì, l'ho imparata. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi, sentite. Io vivo altrove, sento che intorno sono nate le viole. Sono nate nella selva del convento, tra le morte foglie, che al ceppo delle querce. Mamma, dove vai, mamma? Mamma. Ma io non ti capisco, eravamo d'accordo, no? Invece capisco benissimo, perché ancora una volta avete interpretato tutto come fa comodo a voi. Aspetta un momento, fammi ti spiegare. Ma è inutile che ti spieghi, perché o come dite voi o niente. Ma che cos'è democrazia questa? Ma che democrazia? Ma qui non si tratta di mandarti o no una festa, lo capisci? Basta Giulia, qua è solamente fiato sprecato. La signorina è diventata grande ormai, solamente che è cresciuta la sua cocciutaggine. Non è vero, perché io sto cercando di ragionare. E allora ragioniamo insieme. Come farai a mangiare, a vestirti, a divertirti, senza più mamma e papà che ti accontentano ogni volta che apri bocca? Un modo lo trovo. Prima o poi devo cominciare ad essere indipendente, no? Ma essere indipendente significa cavarsela da soli, non lasciare i genitori per farsi aiutare da estranei. Franco non è un estraneo, è l'uomo di cui sono innamorata e lui farebbe qualsiasi cosa per vedermi felice. Lui! Perché noi vogliamo la tua rovina. Guarda, Angelo, stai attenta a quello che fai, perché... Papà, ti prego, non cominciare con gli avvertimenti, perché io ormai ho deciso, vado a vivere con Franco! D'accordo. Però, Angela, guarda, augurati che tutto ti vada bene, perché se tu metti piede fuori da questa casa, non ci torni più.